come parlare di Ulia? Ulia si può definire una esperienza musicale e anche umana, che parte da molto lontano, che parte dal fatto che io tengo a raccontare attraverso la voce e la mia terra, il mio territorio, e questa esperienza si compone di tanti fili e di tanti colori che si incontrano. Qui al mio fianco abbiamo Mestre Cagnao, che viene da San Paolo, e poi abbiamo Alessandro Lorusso, che in questa esperienza è chitarrista, e non solo, ma che io ho conosciuto già molto tempo fa, perché abbiamo collaborato insieme in un altro suo progetto, che appunto ha una visione molto moderna, e c'era l'esigenza di combinare la modernità col passato. In tutti i progetti musicali che io propongo c'è sempre una grande importanza che si dà all'espressione della voce, perché penso che la vocalità sia un mezzo davvero in grado di raccontare la parte più intima di un popolo e la sua parte più caratteristica. E poi il racconto del territorio, non solamente attraverso il passato, attraverso tutto quello che ha vissuto la nostra gente, tutti i nostri braccianti agricoli, i nostri nonni, ma anche attraverso quello che siamo noi oggi nel presente. E infatti nel testo di Ulia, che è il singolo che abbiamo lanciato già da tanto tempo, si racconta attraverso una melodia che è nuova ma è molto salentina, si racconta quello che siamo noi oggi come artisti, cioè le difficoltà che noi oggi abbiamo. Cioè ci pensa che la vita di artista è senza sforzi e senza nulla conquista, ci si pensa che è tutto regalato, ma di nemo tutto pronto te lo fago, io alla mano non me alzo a mezzadia, anzi ogni giorno è della lotteria, lotteria senza poi convincimenti, e certe fiate te trovi capelli. Ulia, ma di quando la lavanderia, non sento solo un dono del bucato e del sapone profumato. Ulia, ma di quando la lavanderia. Negli ultimi anni la tematica che mi sta molto a cuore è il racconto della figura della donna, e lo faccio anche attraverso i brani tradizionali, sicuramente i versi della tradizione che sento appartenermi di più per le emozioni che esprimono, però anche attraverso la creazione di brani nuovi. Quindi, per esempio, anche nel testo di Ulia c'è molto la rappresentazione anche della donna, non solamente sul palco, ma anche della donna artista nella vita quotidiana, perché fa parte di quello che io respiro ogni giorno. C'è bella la mamma mia, ma che ha conosciuta la malattia. C'è bella la mamma mia, ma che ha conosciuta la malattia. Uno dei punti fondamentali di Ulia è l'incontro della musica tradizionale salentina con la musica tradizionale del Brasile, capoeira, fogo e samba. E il mio ruolo è quello di trovare questi punti di incontro a livello ritmico, a livello soprattutto sonoro. Io ho un'esperienza nella musica elettronica, dove bisognava trovare questi punti di incontro anche tra realtà molto differenti, e quello che cerco di fare è appunto in Ulia è cercare le connessioni tra questi due mondi. Ulia,
musica salentina l'utilizzo di strumenti tipo tamburietto, anche il tipo di stile, di l'emissione vocale è molto incentrata su frequenze medio-alte. Nella musica brasiliana hanno un ruolo fondamentale, portante, degli strumenti che hanno invece delle frequenze molto basse. E questo è molto interessante dal mio punto di vista, perché trovare l'unione, quindi anche dal punto di vista delle sonorità, delle frequenze, tra frequenze basse e frequenze medio-alte, risulta essere una cosa, per quanto mi riguarda, molto interessante. Marito e pecora non ci venne mai, venena piada sulla la quindicina, venena piada sulla la quindicina. Venena piada sulla la quindicina, se mette musi musi alla cucina, se mette musi musi alla cucina. Te la gio preparati di bianchi lenzuoli. E qui tu non me pensa agli bianchi lenzuoli, io penso agli montoni e castando soli, io penso agli montoni e castando soli. Per me sta molto interessante trasmettere la mia cultura, trasmettere la mia tradizione con rispetto assoluto della tradizione salentina. Praticamente mi sento adottato per la tradizione salentina. Tizia, ti ringrazio di cuore. È una cosa che il mio paese tropicale, Brasile, è conquistato, perché veramente la tradizione apre questo leque di possibilità di fare un scambio di storia vera, di che è veramente la musicalità, esprimersi soprattutto la verità di un popolo tradizionale che è il Brasile. E adesso sono innamoratissimo del Salento, só posso ringraziare. Grazie mille. Oggi mio mestre non veio na roda. Até que não é de faltar, faltou. Hoje nem seu bimba, nem seu pastinha não veio dar a benção em seu jogador. Lelelê, 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 è sicuramente la parte che noi dedichiamo alla danza, attraverso il ballo della pizzica pizzica salentina, che già è molto conosciuta, e attraverso la presenza del mestre con la capoeira, col samba, col forró, ma per esempio il mettere insieme la capoeira, che è una danza di lotta, di duello, mettere in comparazione questo con la pizzica pizzica scherma ha dato a noi la possibilità di esplorare anche questi due mondi, e sicuramente lo spettatore che viene a vedere uno spettacolo del genere si trova preso per mano e ad essere condotto attraverso tutta una gamma di emozioni che noi esprimiamo con tutto quello che facciamo, che suoniamo, che raccontiamo. Na, 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 na. Na 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 na. Sono arrivato a San Francisco, non sapendo come agisco.
piace per esempio il fatto che Davide Monaco, che è l'altro ospite speciale della nostra esperienza che portiamo in giro, si sia cimentato nella creazione di un pezzo dove lui esprime questa prigionia, che non è solamente la prigionia all'interno della quale nasceva la danza scherma un tempo, ma è la prigionia anche interiore. Oi mamma, se sapi.